Garmin Forerunner 165, il piccolino di casa Garmin, nonché anche il più economico della linea Forerunner. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dai materiali che sono stati utilizzati per questo Forerunner. Nel particolare questo 165 è completamente in plastica. Questo è sicuramente un grande vantaggio, sia perché è andato a ridurre i costi, sia perché la plastica tende anche ad essere molto durevole nel tempo. È disponibile in 4 colori, molto belle, soprattutto alcune varianti sono veramente molto carine. Per quanto riguarda il vetro, nella parte anteriore è diverso dagli altri Forerunner perché è un vetro piatto, non ha quella bombatura, quella curvatura che invece abbiamo visto sul 265, e questo secondo me è un vantaggio perché tenderà sicuramente a graffiarsi meno. Un orologio in generale molto leggero che pesa solo 39 grammi, e questo grazie anche ad uno schermo che è grosso 1,2 pollici. I cinturini sono intercambiabili, hanno uno standard classico da 20 mm che in 2 secondi si può andare a mettere e togliere. E la grossa novità di questo 165 è lo schermo, perché troviamo uno schermo AMOLED che ha dei colori veramente molto belli, lo si vede molto bene sotto la luce del sole. Grazie al fatto di non avere il vetro curvo si vedono anche molti meno riflessi. Uno schermo che, poi adesso lo vediamo, ci porterà a poter avere una definizione veramente alta e un contrasto dei colori veramente molto accentuato. Per quanto riguarda i sensori, qui ne troviamo tantissimi. Iniziamo da quello dei battiti, perché troviamo un sensore di quarta generazione che non è l'ultimo di casa Garmin. Infatti, per esempio, non troviamo l'ECG, ma è lo stesso che troviamo sui fratelli maggiori 265 e 965, ovvero quello di quarta generazione che a livello di prestazioni va abbastanza bene. Per intenderci, quando facciamo una corsa o una camminata con un ritmo costante ha un'ottima rilevazione. Inizia a perdere un po' i colpi, inizia ad andare in difficoltà quando iniziamo a fare magari dei lavori come delle ripetute, del fartlek eccetera, dove la frequenza cardiaca sale e scende in continuazione, allora lì perde molto ed è sicuramente meglio utilizzare una fascia cardio. Lato GPS invece, qui abbiamo il classico GPS più il GNSS, ma non è multibanda. Questo cosa vuol dire? Che nel 99% dei casi prende bene, quando iniziamo magari ad avvicinarci a qualche parete o a essere magari in mezzo alle case molto strette, ecco che lì tende un pochino a sballare. Però in generale devo dire che per il 99% delle volte io l'ho trovato molto affidabile, anche sotto magari a una fitta foresta o comunque a delle piante. Continuando, poi abbiamo il classico altimetro, barometro, i contapassi e tutto il resto, cioè i classici sensori che troviamo su un Garmin. Quindi da questo punto di vista è abbastanza simile anche ai fratelli maggiori. In più, volendo, abbiamo anche la connettività Bluetooth e Ante Plus per andare ad aggiungere dei sensori esterni. Unica nota negativa a questo punto di vista è che non si può aggiungere un sensore di potenza. Però tutti gli altri, come dicevo prima, ad esempio la fascia cardio, li si può andare ad aggiungere senza nessun problema. Ma una volta raccolti tutti questi dati, cosa se ne fa il Garmin? Ecco che qui abbiamo un'analisi dei dati buona ma non completa. Iniziamo per esempio trovando l'HRV status, che ci aiuta a capire se siamo stressati, se magari stiamo andando in overtraining eccetera. Troviamo il VO2 max e anche legato alle attività outdoor, ad esempio il trail running, che è ottimo da questo punto di vista, che ci può aiutare. Troviamo il Garmin Coach, che ci va a dare consigli se vogliamo raggiungere un qualche obiettivo. Diciamo che abbiamo un'analisi dei dati abbastanza classica e basica. Questo perché tanti dati invece come il training load, il training status e via dicendo non sono presenti e vengono lasciati solo ai Forerunner di gamma superiore. Quindi diciamo che lato analisi dei dati è un'analisi abbastanza semplice, un'analisi per quanto semplice comunque completa, perché comunque ci va a dare un ottimo grafico di come ci stiamo allenando, di come ci siamo riposati e via dicendo, ma che non ci dà quei dati magari essenziali per avere un'analisi completa al 100%. Lato batteria, qui troviamo una batteria naturalmente piccolina perché è tutto commisurato alla grandezza dell'orologio, una batteria che in solo stato di smartwatch arriva a 10 giorni e utilizzandolo invece come smartwatch e registrando un'attività io ho notato che scende del 10% la batteria ogni ora e 20 all'incirca. Quindi diciamo che in totale ci si riesce a fare 12 ore di attività consecutiva. È sicuramente un dato piccolino rispetto a quello che Garmin ci ha abituato con altri modelli,
però è tutto commisurato alla grandezza. A un orologio da 39 grammi sicuramente non gli si poteva chiedere di più. Lato connettività, oltre al Bluetooth e AntiPlus, abbiamo tutta la classica connettività di Garmin. Quindi possiamo ricevere notifiche sui dispositivi Android, anche rispondere con messaggi preimpostati. Abbiamo la possibilità di ascoltare la musica e qui c'è una grossa differenza, perché di questo 165 esistono due modelli. Quello Music, che ha anche 4 giga di memoria per andare a immagazzinare la musica direttamente sull'orologio, e la versione non Music, che non ha questi 4 giga, ma che comunque ci permette, collegato al telefono, di poter andare a gestire la musica, nel senso di mandare avanti e indietro il brano, alzare o abbassare il volume. Non possiamo in questo caso andare a metterla sull'orologio. Infine, questo orologio non ha le mappe. Non ha le mappe, naturalmente, per poter contenere i costi, ma possiamo comunque andare a caricare sopra una traccia. Lui ci guiderà andandoci a dire quando dobbiamo girare a destra e a sinistra e quanti metri mancano alla svolta, ma non vedremo le mappe, vedremo semplicemente una linea rossa da seguire. È sicuramente un qualcosa che ci può aiutare in alcune situazioni, ma non è preciso come una mappa dove possiamo vedere tutti i sentieri. E inoltre, una volta che andiamo a caricare la traccia, diciamo che possiamo solamente seguirla, non ci dà anche tutte quelle indicazioni del tipo quanto dislivello manca alla fine della nostra traccia, a che punto siamo della traccia, non ci va a dare tutte quelle indicazioni che invece magari ci danno i modelli Forerunner superiori. Dunque arriviamo al prezzo di questi nuovi Garmin 165. Come detto esistono due versioni, quella non Music parte da 280 euro, quella Music invece 330. Ve lo consiglio? Allora sì, anche se io personalmente vi consiglio la versione magari non Music, che costa un pochino meno. È sicuramente un orologio pensato per persone che si stanno affacciando al mondo di Garmin, a chi interessano i dati ma magari non è così minuzioso, a persone a cui magari interessa anche solo tenere traccia dell'attività senza avere 100.000 dati che poi vanno analizzati, capiti e via dicendo. È un orologio sicuramente abbastanza basic per chi appunto ha poco budget e vuole entrare all'interno dell'ecosistema Garmin senza avere troppe pretese. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!